Allora, vai. Ieri in Campidoglio abbiamo accennato alla questione petrolifera. Allora, siccome è interessante far vedere la continuità di questi procedimenti e quanto la realtà dell'Italia di oggi sia strettissimamente legata a quanto avveniva all'inizio del Novecento e che ha provocato la prima grande conflagrazione mondiale. Perché mondiale? Perché il petrolio interessava a tutti, questa è la vera verità. Allora, il petrolio in quanto fonte di energia primaria. Quanto fonte di energia, e poi non è tanto questo, è quando quando si scatenano le voglie, no? Se scatenano e basta, poi entrano in gioco tutta una serie di rivalità, di personalismi, per cui diventa un intrigo in cui l'interesse personale e sociale e generale e internazionale viene a intricarsi l'uno all'altro in una catena assolutamente inscindibile. Allora, inestricabile. Allora, noi qui abbiamo Un testo fondamentale che è molto bello, che di cui vi voglio leggere tre o quattro paginette, perché è indicativo soprattutto, ripeto, l'ho detto prima, lo ripeto. Beh, no, ricordiamo che ne abbiamo parlato ieri anche in abbondanza. In abbondanza, ne abbiamo parlato ieri in abbondanza. Ci spostiamo. Perché qui c'è troppo sole. Ecco qua, siamo arrivati in posizione opportuna. Ah, vai. Seguiamo il discorso. E, come dicevo, il discorso di ieri non è stato provocatorio, ma è stato importantissimo e propedeutico alla situazione attuale. Voi capirete dalle poche pagine che leggerò quanto la situazione attuale sia identica a quella dell'inizio del Novecento. Ma per fare questo parto dalla fine, l'ultimo capitoletto. Oh, ricordiamoci sempre che la corsa all'oro nero in Texas e in Arizona è partita attorno agli anni del 1850. Ma ne parla qui? Ah, ne parla. Ah, si okay. Parla di tutto. Ah, ok. Nel momento in cui la valle dell'Eden ha coinciso, ad esempio, tu hai parlato della valle dell'Eden, è un grande romanzo di John Steinbeck, uno dei più grandi scrittori al mondo di sempre. Sì. E tra l'altro poi indirettamente ci hanno ricavato anche quel famoso film con quel noto attore che poi è morto. Sì, James Dean. James Dean. Non era Furia? No, era il grande, il signore della cosa, c'è un nome così, che è la storia di questo James Dean che diventa... Da morto di fame diventa ricchissimo. Esattamente, e beh, la storia di Gulbenkian, poi adesso la leggerò. Allora, come la storia pure dello scopritore di Troia che faceva l'intermediario, faceva la ragazzina di bottega di intermediari del commercio di pelli di orso, di lupo, cincilla, eccetera. Era un commerciante ma appassionato. È diventato stramiliardario. Ma appassionato. Come si chiamava? Oddio, Odissea, incominciava per T. Schliemann, ecco, mi è venuto. Allora, che poi Troia non era quello, ma era la moglie che era Troia.
che allora, si è fatto fare quella fotografia epocale, no? Con tutto il collier, tutto il, come si dice, la parure che lui aveva trovato a Troia, eccetera. Mi pare giusto. E l'ha data una Troia, giustamente. Allora, parto dalla fine. Dalle vicende sin qui narrate, Zaharov, Deterding, Gulbenkian, Cadman, Rockefeller ci appaiono i più potenti di un re o di un presidente della Repubblica. Clemenceau dovette dovette implorare la pietà del re del petrolio americano per conseguire la vittoria. Tra l'altro, cosa disse Clemenceau? Quella famosa frase che Clemenceau disse durante le trattative di Versailles, dice che da ora in poi una goccia di petrolio varrà molto di più di una goccia di sangue. Questa è una cosa che ci dobbiamo ricordare. Allora, attenzione, Clemenceau dovette implorare la pietà del re del petrolio americano per conseguire la vittoria. Oh, ricordiamo chi era il re del petrolio americano. C'è tutto, qui non ti preoccupare. E Costantino di Grecia fu inconsapevolmente... Costantino primo? Sì, fu inconsapevolmente trascinato alla guerra con le armi di Basilio Zaharov per consolidare il dominio della Royal Dutch e della Shell... Olandese, ricordiamoci. Chiamiamolo olandese. Anglo-olandese, va. E della Shell... Che poi è un'altra... proiezione della Compagnia delle Indie, ricordiamolo sempre, c'è scritto qua. Tutto. Ah, bene, bene. E della Shell in Mesopotamia. Niente di nuovo ad Oriente. Esattamente. Questa il nuovo sarebbe se noi riuscissimo a mettere le mani su questa organizzazione e sterminarla. Allora certo, sì. Certo. Sono maschere che cambiano, sono delle palle. Maschere colorate, le rivoluzioni colorate. Attenzione. Sono maschere colorate. Sì, quelle colorate proprio sono terra spudorate, sono spudorate, però sono tutte maschere. Questa superpotenza è l'espressione massima del capitalismo anonimo, che, come dimostrano i fatti esposti in questo documento, cioè questo libro, aveva la forza di scatenare la guerra e di imporre la pace, di essere padrone dei destini di un continente, di una nazione, di un popolo o di una classe sociale. Non a caso Tesla è stato estromesso dal circuito scientifico, tecnologico, rompeva il cartello. Esattamente, era troppo gratuito. Rammento una frase di Giuseppe Proudhon nel suo libro La guerra e la pace. Fra poco non si dirà più la vittoria è dei grandi battaglioni, ma la vittoria è delle macchine e dei grandi capitali. E qui andiamo sulla quarta rivoluzione industriale. Adesso ne abbiamo fatto vari argomenti di varie conferenze. In maniera ancora più completa, avendo prima letto alcune pagine di questo libro. Andiamo avanti. Lo scritto risale al 1861, tu avevi parlato. 1850, più o meno, la corsa all'oro nero in Texas, siamo lì. Non a caso, durante un periodo di guerra tra il sud e il nord degli Stati Uniti, certo. Non c'era di mezzo solo il cotone, ma c'era di mezzo petrolio e ferrovie. L'emancipazione delle masse negre, esatto. Oh cazzo di Buddha, l'hanno emancipati talmente tanto che ogni tanto ne impiccano ancora uno, oppure li lasciano dentro i ghetti di Detroit dove se entri dentro ti spolpano. Esatto, come minimo. Te se bagnano proprio. Oppure li mandano qui in Italia per lo Ius Soli, ecco. Sì, eccolo qua. Dopo ci arriviamo, calmo. C'è bella questa fotografia, eccolo qui. Vedi la nostra. Ius Soli, un derecho negato. Allora, la bella ministressa, eccolo qui. Sì. Italia me ama o non me ama? Io te amo al cul. Vabbè, c'è la ministressa, l'hai vista la ministressa? Sì, l'ho visto sta droiona, eccola là. Eccola qua. Eccola là, eccola lì, guardatela bene. Sotto che cosa? La sottostante della Nei pressi di che? Nei pressi del teatro di Menenio Agrippa. Oh. Cioè il grande... E non a caso l'hanno fatta qui, eh? Certo, il grande Pantheon. De tutte le divinità. Andiamo avanti.
Lo scritto risale al 1861, quando ancora si andavano facendo le prime ricerche petrolifere in Pennsylvania e quando il motore era ben lontano dall'assurgere al rango di cuore pulsante di un'epoca. Ma perché cercavano già allora il petrolio quando le automobili ancora non erano state inventate? C'era tutta una conseguenzialità legale. Le invenzioni avvengono sempre contemporanee. Esattamente. Perché c'è una intenzionalità di dosaggio, diciamo così. Oltretutto. Il materialista Proudhon, che non teneva conto delle forze dello spirito, aveva intuito storia e destino del capitalismo. E Giorgio Sorel, adesso vi leggo qualcosa e qui si capirà perfettamente perché Mussolini fu folgorato dalla lettura degli scritti di Sorel, e Sorel sostenne fortemente il movimento mussoliniano. Suo ammiratore, Sorel era ammiratore di Proudhon, 58 anni dopo, a conclusione della pace di Versailles, riaffermando come questa fosse stata la difesa e il trionfo delle plutocrazie, così concludeva una delle sue lapidarie definizioni. Il conflitto, primo conflitto mondiale, non è stato tra Francia e Germania, ma tra la Prussia, che vuole organizzare l'Europa, e i banchieri. Che guarda caso non ha cambiato idea in 150 anni. Esattamente, però meglio quella Prussia lì che i banchieri. Ah certo, il guaio è che oggi la Prussia sono i banchieri. Abbiamo detto prima, la signora Angela Merkel, espressione della grande finanza internazionale, non a caso. I banchieri si sono impossessati della Prussia. Allora leggiamo per intero la frase di Sorel. E cioè la Chiesa, l'amministrazione della Chiesa, cioè la burocrazia della Chiesa, adesso non mi viene la parola. L'organizzazione periferica, centrale. Gli ambasciatori, 180 ambasciatori. 192 prima del 180. Hanno conquistato gli stati attraverso le loro emanazioni delle multinazionali finanziarie. Esattamente. Capito? E quindi sono loro che dal laicismo sono tornate al misticismo attraverso il denaro, attraverso il controllo del denaro. Concludiamo di nuovo con la frase di Georges Sorel. Il conflitto non è stato tra Francia e Germania, ma tra la Prussia, che vuole organizzare l'Europa, e di banchieri anglosassoni che vogliono dominare il mondo. Questo è stato scritto alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Va bene. Ecco. Le fonti di questo libro, scritto a Rapallo nel mese di settembre al mese di dicembre 1941, sono state attinte direttamente dalle mie permanenze a Parigi negli anni 19, 22, 23 e 24, dove ho avuto campo di avvicinare i maggiori protagonisti delle vicende narrate. Molti episodi e colloqui furono già oggetto di corrispondenze inviate da me al Piccolo della Sera di Trieste e all'Ambrosiano di Milano, da Atene, Costantinopoli e Parigi dagli anni 22. Ma lui che era un diplomatico? Castellani era un giornalista. Ok. I dati sono stati anche raffrontati per migliore esattezza con quelli delle vicende narrate nel volume di Essad Bey, L'epopea del petrolio. Allora, diciamo chi era Essad Bey. Essad Bey che è un personaggio importante, un emiro o qualcosa del genere. Assolutamente. Bey cos'era? Che carica era il Bey? Essad Bey era un ebreo che si faceva credere islamico. Come fanno sempre. Sì, come anche il Papa fa credere di essere cristiano. Fa credere, ma gli stronzi gli credono. Essad Bey è stato un grande giornalista, scrittore,
che ha scritto dei libri formidabili, e io modestamente, diceva Totò, quei libri ce li ho, pubblicati, io lo nacqui, diceva lui. Esatto, e pubblicati in prevalenza dall'editore Bompiani, e soprattutto molto interessanti i libri che riguardavano l'Islam dell'epoca. E Salvei, tra parentesi, è tornato alla ribalta perché in uno di questi programmi di informazione, mi pare che fosse proprio quello di Alberto Angela, sono andati a vedere nel cimitero dove è sepolto, che niente un po' di meno che, se non vado errato, o a Capri, perché Capri era un luogo all'epoca di incontro mondiale, si incontravano ancora adesso. Non lo dicono, non si sanno che avvengono questi incontri, sì, ma avvengono questi incontri. E dove avvengono in genere? Sopra, in alto. Sì, dove c'è? La villa di Malaparte. E anche la villa di? E che l'altra non lo so. Tiberio, cazzo. Vi ricordiamo anche da questo punto di vista dei lunghi soggiorni di Gorky a Capri, dove veniva raggiunto, ma non solo, da Lenin, tanti russi, Lenin anche veniva a parlare con Gorky a Capri, e lì è seppellito, ecco, Gorky non l'abbiamo mai nominato, sì, ma anche Gorky è uno del Gotha, certamente. È uno dei migliori. Allora, detto questo, non so se tu vuoi chiudere qui e io devo leggere poi la parte integrante della storia. No, io proseguiamo qua, perché sono... Perfetto. Sono 17 minuti, quindi ci abbiamo tempo. Allora, il libro consta di ben 216 pagine, e quindi, cari amici, io vi leggo due pagine 216, ma se vi capita di prenderlo e se lo trovate da qualche parte, sarà bene che ve lo comprate, se vi interessa la storia. Quella vera, non quella che leggete sui libri di storia accademici. Esattamente. Allora, adesso vediamo la storia di questi grandi del petrolio. Ricordate che io ho già più volte fatto vedere i libri... Ma ricordiamoci sempre che la grande finanza internazionale ci ha avuto molti cespiti. Uno è quello del traffico degli schiavi, uno del traffico della droga e uno del traffico del petrolio. È uno degli elementi fondamentali. Ma quelli che sono implicati nel traffico del petrolio sono gli stessi che facevano le altre due cose. Ma certamente, per forza, ma tu faresti il contrario. Certo. Hai i soldi, hai i mezzi, hai la possibilità di... Fai le triangolazioni. Voglio dire, ricordo sempre che... Ricordiamo un nome per tutti... Henry Sassoon, erede di una dinastia di lord inglesi imparentati con la regina, imparentati con i Rothschild, gli Warburg, eccetera, eccetera, e tutti anche loro, tutti con il titolo di lord, non ce lo scordiamo con mai. Con grandi mani adunque anche in Italia. Esatto, e che arraffavano già molti secoli fa, a partire da Vittoria prima. Esatto, dalla regina Vittoria prima, e da lì tutto il resto, insomma, l'ampliamento del Commonwealth, l'ampliamento del Dominion, certo, eccetera, e quindi la conquista delle rotte, certamente, quindi la conquista dei mari, e quindi la conquista del commercio, e quindi la conquista della finanza di certe aree italiane di potere. Vabbè, allora veniamo al dunque. Ripeto agli amici, e tu mi avevi interrotto, ma bisogna che lo dica, che l'equivalente di questo voi lo vedete anche non solo nei libri di Esad Bey, ma anche nei libri, erano tutti libri che all'epoca erano pubblicati da Bompiani, tant'è vero che a tutt'oggi l'editore che utilizza il timbro, diciamo così, il marchio Bompiani, è un editore che fa pubblicare alle edizioni Bompiani certi libri sul retroscena della storia, della politica e quant'altro. Fanno anche delle edizioni tascabili, la Bompiani oggi fa anche delle edizioni tascabili. L'altro libro, gli altri libri di cui vi voglio parlare sono appunto quelli del grandissimo geopolitico Anton Ziska.
di cui io più volte ho fatto vedere i titoli dei libri. Va bene? Anton Ziska, vi ripeto, se vi capitano questi libri in una bancarella, comprateli a qualsiasi prezzo, se vi interessa la storia. Poi se non vi interessa un cazzo, fate quello che vi pare. Allora vi leggo a pagina 142. Ovviamente si parte da una situazione già di fatto e uno, poi quello che interessa è quello che viene dopo. Il piano di battaglia concepito da Einhorn per compiere la missione affidatagli è lineare: attaccare la potenza di Deterding, colpire al cuore la Royal Dutch e le sue associate, giungere ad un'intesa coi petrolieri di Wall Street. Oh, ricordiamo che l'Inghilterra e l'Olanda sono la stessa identica cosa. Da quando c'è stato Edoardo I, II e III. Ma comunque basta pensare alla Compagnia delle Indie olandesi, che in realtà erano inglesi. Certo. Allora, portate in dote da Edoardo I, II, III, che è sempre, non a caso, sempre lui. Sì. Esattamente, non a caso confinanti con l'Inghilterra, l'Olanda è confinante con l'Inghilterra, non a caso l'inventore del Bilderberg era un re o un principe della casa regnante di Olanda, non a caso il Liechtenstein è a due passi dall'Olanda ed è uno stato canaglia, in realtà invece lo decantano come uno dei sei paesi fondanti della comunità europea. Esattamente. E l'altra cosa interessante che va aggiunta è che l'Olanda resta ancora oggi il punto di arrivo del traffico dei diamanti. Se non ci volete credere, basta vedere comprare un diamante per la vita e ha un nome olandese. Non solo. De Wint, eccetera. Quindi non solo tulipani, anzi questo mi dà l'estero per dire che i tulipani sono stati all'origine delle speculazioni borsiste. Certo. Allora, proseguiamo. E il primo crack in borsa è stato quello dei tulipani. Esattamente. 1654. Allora, colpire al cuore la Royal Dutch e le sue associate, giungere ad un'intesa coi petrolieri di Wall Street e con la Standard Oil Company. Per attuarlo, sceglie due uomini. Attento, lo scià di Persia, Riza Khan, e il finanziere armeno. Ricordiamoci che è stato insediato appositamente, che non c'aveva una dinastia, è lui che è stato il padre di quell'altro che è stato estromesso nel 78. Quando rompeva i coglioni, lo mettono in riga. E messo subito in riga al figlio. Però lì c'era una ragione, perché il figlio aveva un tumore e allora hanno pensato bene. Allora, la vera ragione è che lui aveva un tumore, il figlio era scemo, il figlio maschio, e poi non ha potuto fare altro che fare un colpo di Stato. Però se la sono presa in culo, perché il colpo di Stato ha portato al potere Khomeini, gli amici, gli hanno proprio curato tremendo. Mai pensare che sei potente e riesci a determinare il futuro. E qui c'è scritta una cosa bellissima. Allora, lo scià di Persia, Riza Khan, e il finanziere armeno Kalust Sarkis Gulbenkian. Riza Khan, il colonnello cosacco vincitore delle bande dei cosacchi. Ah, lo dice? C'è tu! bene. Per quello voglio leggere. Il colonnello cosacco vincitore delle bande dei cosiddetti fratelli della foresta, il ribelle fanatico appoggiato da Budienni. Attenzione, il ribelle fanatico appoggiato da Budienni. Chi non sa chi è Budienni se lo vada a vedere nell'enciclopedia, se no non possiamo continuare a fare postille. Sale al trono nel 1926, proclamandosi imperatore assoluto dei persiani. Ma guardate che qui la situazione, lo schieramento è diverso. Bisogna dire che anche la Persia era allo sfascio gli anni fra il 1900 e 1920. Allora, è una guerra che è stata creata anche per creare un totale sconquasso in quella, Turchia, Persia e quant'altro. Sconquasso, per il controllo del petrolio. Certo.
nascita dell'Iraq. L'Iraq fu voluta da Churchill, ricordiamolo bene, per creare un'enclave che non potesse muoversi, infatti quando ogni volta che ci hanno provato li hanno mazzolati, perché era un punto da cui si doveva trarre il petrolio tranquillamente senza questioni. In realtà poi gli iracheni hanno cercato di ribellarsi quanto hanno potuto. Perché bisogna dire che la Persia era molto più ampia e comprendeva un'area che oggi è controllata dall'Iran, dall'Iraq, dagli Emirati Arabi. C'è la Turchia, eccetera. C'era anche l'impero turco. Certo. Lì è una creatura chiaramente anche di carattere geopolitico. Una Persia forte dava fastidio a una Turchia ridotta, però va tenuto presente che fin da tempo immemorabile, parlo di millenni, c'è un accordo tra la Turchia o quello che ne rimaneva, diciamo la Turchia come struttura geopolitica, e la Persia, di non contrastarsi mai. Ma questo è un discorso che dovremmo riprendere un'altra parte. Infatti la Turchia aveva sempre cercato nel corso degli anni, dei secoli 15, 16, 17, eccetera, di espandersi verso la Russia, verso la Crimea. Intanto ricordiamoci allora Budienni. Ricordiamoci sempre che la Crimea è sempre stata di area occidentale romana, certamente, imperiale anche romana, anche oggi. Tant'è vero che in Crimea ci sono ancora tanti di origine italiana. È una storia altra che non potremo dire. No, tutto, era, però dobbiamo era dire più recente, dell'Ottocento. Dobbiamo dire che hai perso il filo. Berlusconi, che non è un geopolitico di poco conto, andò a incontrare Putin proprio in Crimea, certo. E andarono a porre le corone agli italiani di Crimea, ricordiamocelo bene. Allora, chi era Budienni? Lo dobbiamo dire appena. Budienni era il mitico comandante della cavalleria dell'Armata Rossa. Perché era interessato Budienni? Perché Budienni, che gestiva la cavalleria, poteva controllare meglio che chi andava a piedi, o peggio ancora col treno, che cosa? Il petrolio, e adesso qui lo vediamo. Quindi, Riza Khan è stato messo da Budienni. Una marionetta, diciamo, va. Ecco. Beh, sì, ma insomma, dai, se poi non diventi una marionetta. Era uno se ti mettono a capo della Persia, qualche cosa conti, però era uno controllato, diciamo. Allora, sale al trono nel 1926. Proclamandosi imperatore assoluto dei persiani. La cosa interessante è che io ancora ricordo bene che poi ci fu il tentativo di consolidamento fatto proprio dal figlio, il quale venne più volte in Italia, poi ci fu il famoso viaggio di Leone, caldera presidente della Repubblica, da Reza Pahlavi, insomma tutte cose interessanti che conosciamo. Il figlio tentò di consolidare quell'impero creando il mito dell'antico impero persiano e fu una cosa molto interessante. Io mi ricordo benissimo perché ero già grande, avevo una e gli italiani appunto andarono a fare gli italiani lavoravano, poi ci furono, tant'è vero che per moltissimo tempo il primo archeologo economico, il primo partner economico della Persia è stata l'Italia, certo, lo so. Fino a quando fu cacciato, appoggiato da Budienni, sale al trono 26, proclamandosi per. Durante l'avventurosa attesa alla realizzazione delle sue ambizioni, egli non è che uno strumento della secolare lotta fra Russia e Inghilterra sulle vie dell'India e del petrolio asiatico, allora come oggi. Allora, l'autore, che questo l'ha scritto nel 1942, parla di secolare lotta, perché la lotta è secolare. E fra quella continentale e quella marina. Quindi a questo punto quelli che si inventano, che dice ma chissà, cosa si dice, la lotta tra la Russia e gli occidentali, e soprattutto gli occidentalisti, è talmente secolare che si combatte sistematicamente ancora oggi. Punto. Chi conosce la geopolitica la capisce, chi non lo conosce non lo capisce, quindi tu che cazzo vuoi fare? È occidentalista che vuoi cingere d'assedio la Russia. Cosa e come fai? Che vuoi conquistare la Russia? C'ha quattro. Dunque c'ha uno, due,
3, 4, 5, 6, 7 mari. Non solo, ma c'ha 50 sbocchi. Adesso soprattutto... C'ha 7 mari, dove la blocchi? 7 mari e 50. Einhorn, questo è bellissimo, Einhorn avvolge con le sue arti più raffinate Risa Khan e la sua corte e il suo governo. Mosca tenta di imporsi nello Stato persiano. La banca di Russia, attenzione, questa è roba bolscevica. La banca di Russia apre filiali in tutta la Persia. Altrettanto fanno le missioni commerciali sovietiche, in ognuna delle quali si nascondono gli occhi della GPU. Una vasta rete di spionaggio. La GPU, ricordiamo cos'è? È servizio segreto, è la CIA. La KGB. Dopo ha cambiato il nome. La KGB. All'epoca staliniana si chiamava GPU. Sì. Una vasta rete di spionaggio mascherato si cela e agisce dietro l'organizzazione bancaria e commerciale, che è una novità. Impiantata. Ricordiamoci il signor George Orwell, sì, che è stato un grande scrittore, ma non è che si inventava le cose così per e c'era la mente malata o prediceva il futuro. Gli dicevano centellinato, quelli del suo servizio, quello che doveva scrivere. È certo. E lui era addetto commerciale, è stato addetto commerciale in Estremo Oriente, è stato addetto commerciale in Russia. Allora, che più, una vasta rete di spionaggio mascherato si cela e agisce dietro l'organizzazione bancaria e commerciale impiantata per contrastare ogni passo all'Inghilterra e diretta da Einhorn, il quale nel settembre 1928 registra il suo primo successo su Risa Khan, un decreto del Parlamento, ecco dove ci sono i successi. Che cosa cela, ad esempio, il decreto della legge Lorenzin oggi? Noi ancora non lo sappiamo. O il trattato FATCA, o il TTIP. Quelle sono evidenti, sono troppo evidenti, ma sono quell'altra nascosta. Un decreto del Parlamento di Teheran, 128 deputati e 60 senatori, supprime infatti tutti i privilegi stranieri in territorio persiano. Quindi siamo all'epoca. È il primo colpo inferto al Foreign Office, alla Royal Dutch e all'Anglo-Persian Company. Il governo persiano... Compagnia creata appositamente. L'Anglo-Persian, certo. Fu pensata da Churchill, che all'epoca era all'origine vera. Oh, ricordiamo che guerra. Churchill era anche lui imparentato con tutti gli altri, signor. Era anche lui un lord, non ce lo scordiamo mai. Non è che uno diventa ministro degli esteri in Inghilterra se non sei lord. Che diventa primo lord dell'ammiragliato. Oltretutto, peggio ancora. Oh, ricordiamo ai nostri amici che l'ammiragliato è un'entità privata, non è pubblica. Quindi prima come la City è una zona del tutto esente dal controllo della corona ed è un territorio autonomo, nel senso che non è vincolato a nessuno statuto che non sia il proprio. Come il quartiere dei bordelli, certo. Attento, che qui è bellissimo. Perché ci stanno a parlare sui controlli su internet. Che cazzate! Il governo persiano esige inoltre che tutti i cavi telegrafici per le Indie, che passavano per la Persia, quali attraversano il suo territorio, siano come posti, gli oleodotti, sotto controllo. I telegrafisti inglesi sono sostituiti da quelli indigeni, mi pare logico. E Londra non può più telegrafare a Bombay, a Delhi, Karachi e Calcutta senza che Teheran non intercetti ogni sua parola. Va bene, e adesso ci vengono a parlare delle intercettazioni. Allora, bisogna dire a questo proposito che oggi invece siamo in una situazione terribile, perché tutte le backbone sono ormai in mano alle grandi finanziarie internazionali, e mentre l'Italia, ad esempio, aveva un cavo sottomarino
della Telecom, che si chiamava, come si chiamava, la partizione per l'estero, che stava a Pratica di Mare, sì, sotto il controllo dei militari. Esattamente. Come cazzo si chiamava? Non me lo ricordo. Adesso non c'è manco più. Sì. Ma allora ti dovevi prenotare. Con la scusa di internazionale. Dovevi prenotare la telefonata, loro verificavano chi cazzo eri, sì, ti facevano sondaggio e poi telefonavi dopo un giorno, due giorni, tre giorni. Mi ricordo bene. Lo ricordi? Ecco, era sotto il controllo dell'amministrazione dell'aviazione militare, esattamente. E certo. Lì a Pratica di Mare, capito? Allora, andiamo avanti. E era di proprietà, quel cavo, era di proprietà dello Stato italiano. E oggi invece non lo è più. Era in Quando cazzo era l'hanno in venduto? Proprietà, era in comproprietà. Io mi ricordo che fu posto, c'erano delle ce n'erano tre, non uno, tre c'erano erano. C'erano delle fotografie, mi pare che queste fotografie ci siano in un libro di Zisca, Anton Zisca, intitolato L'Italia nel mondo, edito da Bompiani, dove si vedevano le fotografie del 1928, della posa, della posa dei della cavi. Posa che era in comproprietà, però comunque. Sì, era in comproprietà con gli Stati Uniti. Stati Uniti, insomma. Sì, sì. Allora, ma non siamo che alle prime avvisaglie della tenace e sorda lotta che l'agente sovietico sta preparando e che avrà eco. Comunque, la Telecom c'ha sempre partecipazione nei 27 satelliti della, sì, Iridium, della, sì, della costellazione Iridium, ricordiamocelo, sì, sempre. Sì, sì, ma è chiaro. Quindi non è che siamo gli ultimi. No, le politiche vere sono queste, non le cazzate degli oiuzzi. L'amico che si occupa, ti ricordi che abbiamo incontrato quella persona lì da Vanni? Sì, sì. Quello? Sì, si occupava di queste cose, non dire il nome perché è meglio. E se ti occupi di certe cose sei in una certa dimensione e sei un certo tipo di persona. Esattamente. Allora, quindi è inutile, non ti puoi rifare la pittura della maschera tutte le volte che vuoi. Prima o poi tana per il lupo. Va bene, andiamo avanti. Ma non siamo che alle prime avvisaglie della tenacia e sorda lotta che l'agente sovietico, ricordiamoci che Einhorn era l'agente sovietico che stava creando tutti questi problemi a favore del petrolio russo. A pisaglia della tenacia, so che l'agente sovietica era sta preparando e che avrà eco nelle borse di tutto il mondo con un drammatico epilogo a Parigi. Einhorn conosce vita e segreti di tutti i magnati del petrolio e dai loro segreti coglie l'episodio che servirà meravigliosamente agli sviluppi del suo piano. Nella memoria dell'agente sovietico è il ricordo di un uomo che fin dal 1922 è divenuto acerrimo nemico del Foreign Office, dell'Inghilterra, dell'Intelligence Service e di Deterding, Kalust Sarkis Gulbenkian, la cui firma vale circa 50 miliardi dell'epoca. Quindi Gulbenkian dell'epoca era già uno di questo calibro. E ti ricordi tu un altro di questi che andava in giro con i suoi panfili, come si chiamava, trafficava in petrolio c'erano delle fotografie dove spesso c'era ma era nota, sempre un caucasico, caucasico. Sì, era di questi, erano soprattutto armeni, come si chiamava, notissimo, con la K, tipo Kazakh, c'era una nota subretta italiana che veniva fotografata su questo panfilo, enorme panfilo, quest'uomo ricchissimo. Ma che, di che anni parli? Parlo degli anni 70-80, deve essere morto da poco, è il più noto di tutti, vabbè, comunque. Non me lo ricordo. La storia di questo miliardario, queste cose sono belle perché capisci, ti fanno vedere la storia vera. La storia di questo miliardario. Una storia che confina con la cronaca, sì, che è la storia vera. Sì, sì, quella vicina alla realtà. È vera, sì. Questo qui andava giù pure di brutto. Per fare giù. No, ma poi diciamo, era lui. No, erano le femmine che arrivavano a frotte. Perché le femmine arrivano sempre a frotte quando c'è da mangiare e da muggere, capito? La storia di questo miliardario, no, quella femmina che ti dico io,
4-5 anni fa andò perfino alle Isole dei Famosi, ogni tanto viene interpellato. Ah, ho capito chi era, aspetta. Oddio. Vabbè, lo stesso, non sì, ho capito chi era comunque. Lei l'ho capito, lui non me lo ricorda. Vabbè, comunque, inutile che lo diciamo. La storia di questo miliardario che si confonde con la storia del petrolio non può essere sorvolata poiché costituisce da sola uno dei momenti più salienti delle drammatiche lotte per il primato petroliero. Calustio, Sarkis Gulbenkian, la cui esistenza è trasportata sulle ali della fortuna, non conosce che due strade, quella dell'oro e quella della voluttà. E pare giù, anch'io, avendone la possibilità di scegliere tra l'oro e la voluttà, prenderei tutti e due, sì. Partito intorno al 1870 dalla nativa Erzerum, si stabilisce a Baku. Qui vorrei fare una piccolissima richiamo. Ricordiamoci che Baku e tutta quell'area che sono a tutt'oggi ancora epicentro. Pozzi petroliferi a iosa. Fin dai tempi dell'antica Roma sì, era conosciuto. Con il petrolio, conoscevano. Oh. Infatti il petrolio è una parola latina, petrolium. È l'olio che si ricava dalla pietra. Certo. E andavano lì per curarsi le malattie della pelle. Quindi il o da utilizzare per le lampade. Sì, per le lampade, eccetera. Oh, ricordiamoci che il mito del vello d'oro è lì che ambientato si sviluppa. Ambientato lì. Esatto. Ambientato lì. Quindi l'ho detto prima, oddio, la penisola. La penisola di Crimea. La Crimea, e la parte Mar Nero. Esatto. Vero, si chiama Mar Nero. Come si chiama Mar Nero? Perché sotto c'è sta il petrolio. Certo. Si stabilisce a Baku, dove lavora umilmente in quei giacimenti petroliferi. Ardito, volitivo, intrepido, l'oscuro armeno intravede nei pozzi di Baku, scarsamente sfruttati, e ricordiamoci che tutte le operazioni che portarono tra l'altro alla nostra sconfitta in Russia, perché? Perché il grande attacco russo voluto dagli americani, finanziato dagli americani, ci prese a noi. Colpì direttamente perché eravamo alla parte più a sud. Eravamo al sud, ma eravamo durante un transito, noi eravamo di transito perché dovevamo verso Baku, scavalcare i monti, gli Urali, eccetera, e quindi non eravamo attestati in una posizione, e tant'è vero che quello è il problema. Mentre noi ci avvicinavamo, i nostri nemici avevano interesse a bloccare questo avvicinamento, che avrebbe riguardato anche direttamente non solo la Siria, ma anche e soprattutto l'Iraq. Quindi sono tutte cose strettamente collegate. Si reca a Parigi, lasciata Baku, si reca a Parigi e con intraprendenza tipica della sua razza avvicina, immagina un po' chi, Alfonso Rothschild. Vedi un po' se ci riusciamo. Alfonso, quello perché che andava, è francese, lui, vuoi mettere? Quello che andava in cilindro color grigio a vedere le corse. A Longchamp. Al quale espone un vasto piano per porre in efficienza i petroli del Caucaso con l'interessamento della società Mazu, della quale i Rothschild sono padroni. Il banchiere è colpito dalle larghe, chiare e precise vedute dell'armeno e, seppur non accetta di far suo il piano propostogli, lo assicura che i petroli lo interessano molto, e te credo. Da Parigi Gulbenkian passa a Londra, si pone in contatto col binomio De Terding-Marcus Samuel, ne sorge la grande combinazione finanziaria Royal Dutch Shell Rothschild. Hai detto tutto. È finita la storia. E bisogna dirle le cose. Ripeto, Royal Dutch Shell Rothschild. E l'uomo guadagna così la sua prima grande fortuna. E quando ci dicono che la guerra che hanno fatto, seconda guerra di indipendenza, l'hanno fatta perché Mussolini e Hitler erano dei cattivacci,
Seconda guerra mondiale, no? Di indipendenza. Ah, scusa, sì, la seconda guerra mondiale. Ma quando mai? Perché Mussolini? No, no, qualcuno mi ha detto, ma qui mio nonno ha fatto il partigiano. Cazzo, che merito che ci ha avuto. Appunto. In tutto questo contesto ha fatto il partigiano. Bisogna vedere poi se l'ha fatto, oltretutto. Martì, il 99,9% sono pure invenzioni che servivano e servono a tutt'oggi. A prendere la pensione? Sì, ma servono anche indirettamente per convalidare il mito. Certo. Se tu a uno gli dai la pensione, quello dirà sempre che era partigiano. Certo, che era una lotta giusta. Sì, che era una lotta giusta. che ha combattuto. È lo stesso sistema che utilizzato dall'impero romano, no? Hai visto ieri che giornata era? Sì. Appunto. Ieri era il 16 ottobre e siamo passati davanti a un certo edificio. Esattamente. E ne abbiamo parlato anche ampiamente. Allora, invitiamo i nostri amici a seguire i nostri video che avranno delle informazioni. Queste sono grosse informazioni. Allora, siamo nel 1902. La Francia è appena convalescente dalla crisi. Le Grand Siècle. Dalla crisi Dreyfusarda. Dreyfus. Attenzione, dice, ma era una cosa, una cazzata, davano la... Ma quando mai? Dreyfus era implicato in tutta questa vicenda qua. È stata una grande crisi perché c'è Emile Zola, dice, liberatelo, guarda... Vabbè, poraccio, Emile Zola mi ha sempre fatto un po' compassione. No, vabbè, era una lotta interna alla Francia e dove c'era di mezzo questo stronzo, che portava un cazzo. Quando il problema si è risolto, vedi caso... Dreyfus fu scagionato. Scagionato. È successo un cazzo. Sì, l'hanno preso dalla Cayenne e l'hanno riportato in Francia. Oh, ricordiamo la Cayenne, l'abbiamo la già Cayenne, detto. La Cayenne, la famosa Cayenne. C'era, ti ricordi c'era un personaggio... Farfallon. Non sì, Papillon, Farfallon. Bellissimo. Un grande attore, grandissimo attore, morto precocemente di tumore, ma c'era... un personaggio di Drive-In che si chiamava La Cayenne. Ah sì, 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 Jack La Cayenne. Jack... Non era di Drive-In, era un amico del clan di Celentano dagli anni fine anni si 50 vestito da e faceva americano. Ballava il rock and roll e mangiava e si metteva in bocca come braccio di ferro, faceva la parodia di braccio di ferro, sì. Allora, siamo nel 1902, la Francia è appena convalescente della crisi Dreyfusarda e si sta riprendendo. La grande esposizione mondiale, attenzione, questo è il ruolo delle grandi esposizioni. Noi abbiamo avuto la grande esposizione mondiale di Milano e in conseguenza di quella grande esposizione Milano sta diventando una metropoli sotto i nostri occhi. Vedevo un servizio sull'ultimo numero di Panorama e sono rimasto stupito che stanno costruendo una marea di grattacieli. Sì, sì. Questa è la conseguenza della grande... Ma è la conseguenza della mondializzazione che sta avvenendo? Sì. In Lombardia, non a caso vogliono prendere il via. È chiaro, è talmente chiaro. Lombardia, come l'abbiamo già detto ieri, la rinascita del Lombardo-Veneto, agganciato più all'Austria che non all'Italia. La grande esposizione mondiale ha lasciato di traccia una scia d'oro e orpello. Parigi è allo zenith, attenzione, è bellissimo perché Gulbenkian arriva a Parigi. Gulbenkian, sensuale, volitivo, ricco, si getta nelle braccia della metropoli. La sua vita è quella di un assetato d'oro e di voluttà. Vorrei esserlo anch'io. Beh, lui era matto scocciato, però. Guardate, frequenta i saloni dei Pereir, i famosi padroni delle grandi linee ferroviarie. Ma come te sbagli? Dei Caen d'Anvers. L'American Express, l'Orient Express di quando è? L'American Express? No, l'Orient Express. Ah, l'Orient Express è dell'epoca, dovevano agganciarsi, tant'è vero che una delle cause del primo conflitto mondiale era il progetto di unire Berlino Costantinopoli. Oltre Costantinopoli, perché quello c'era già, Berlino con Damasco. Andare giù, sì, sì. È lì che gli inglesi non volevano, perché certo. Ovviamente... Era controllo loro, no? Esattamente. E di Goldsmith, poi. È il tempo della Belle Hôtellerie, con le sue danze spagnole.
Vogliamo scommettere di che etnia era Goldsmith? No, ma Caen. Della Belle Otero, con le sue danze spagnole, di Lua Fuller, con la sua danse di lì. Di lì. Non del leggere, ma del letto. È teatrale. Ma non del letto di partecipio passato di leggere. Letto, qualcosa di concreto, molto concreto. Di Cleo de Merode, non era il famoso De Merode, no, che famoso De Merode camerlengo del Papa, ma questa era un'altra De Merode. Era Gustavo De Merode, mi sembra? Gustavo? No, si chiamava così. Era il camerlengo del Papa. Sì, del Papa. Quello che rifiutò. Infatti De Merode, non sì. De Merode. Sì, ma De Merode si scrive. Sì. Sono la stessa famiglia. Sì. Quello che per conto del Papa vietò a uno dei fondatori del sionismo di andare in Palestina, fu De Merode. No, questo episodio non me lo ricordo. Allora, il noto fondatore, l'apparente fondatore del sionismo, chiese udienza al Papa. Parliamo 1890. Come si chiamava? Il tedesco, come si chiamava? Il fondatore del sionismo. Ma non me lo ricordo. Il giornalista, lo scrittore. Non me lo ricordo. Vabbè, chiese udienza al Papa dicendo: se voi ci fate andare in Palestina, oddio, il Papa non lo incontrò personalmente, ma gli mandò De Merode a trattare con lui. Se ci mandate. Oh, diciamo chi era il camerlengo. Camerlengo, chi era il ruolo del camerlengo, qual era? Era il ministro? C'avevo una battuta che quando facevo il Goliarda lo mettevo. No, perché adesso non lo c'è. Hai perso. Molte volte sei perso per strada. Lo mettevo come firma e quando facevo. Gran camerlengo. Allora, no. Me lo ha detto il camerlengo, ce l'ho in culo e me lo tengo. Vabbè, allora, era il gran cancelliere del papato. Esatto. Diciamo il cancelliere che era allora, che tanta gente non lo sa. Era il ministro degli interni. Esattamente. Ministro degli interni. Multifacente. Diciamo più o meno per il famoso De Merode, da cui è intestata la famosa scuola di Piazza di Spagna. Sì, vabbè, come no. Era lui quello lì, De Merode. Sì, l'istituto De Merode. Ma ricordo. E gli disse appunto al cofondatore, gli disse, perché lui poi tra l'altro aveva detto, vedi che dimenticanza, ci dimentichiamo un nome che abbiamo citato 100 volte, aveva detto: se voi ci mandate in Palestina noi ci facciamo tutti cattolici. Infatti poi cosa è successo? Che loro in Palestina ci sono andati. No, anche perché loro di ebrei non erano ebrei. Oltretutto non ne fregavo un cazzo. Oltretutto. Certamente, non ne fregavo un cazzo. Ma il figlio si fece cattolico e poi è sparito dalla circolazione. Vabbè, proseguiamo. Attenzione, era l'epoca, oltre che di Cleo de Merode, della Gulì, la famosa Gulì, regina del Cancan, quella famosa dei quadri di Toulouse-Lautrec, che riprendeva la famosa Gulì. Come no, me la ricordo perfettamente. Che sgambettate. Che era tutta rovinata perché beveva l'assenzio. Diciamo che l'assenzio all'epoca era il liquore più consumato a Parigi. Perché dava evidentemente quel senso di ebbrezza particolare, droga, certo. Era amaro e è rimasto poi praticamente, siccome loro... Ma morivano di avvelenamento da assenzio anche giovani, 25-30 anni. E tanta gente, anche scrittori, pittori sono morti. Il grande poeta, grande bevitore d'assenzio. L'ho detto apposta, ma non me lo ricordo più manco io. La memoria. Le Fleur du Mal, quello che ha scritto. Ci ho presentato un esame, ti pare? La Chevelure Blonde. Come cazzo si chiamava? Camus. Ma che cazzo? Mi confondo sempre. Aspetta, era Baudelaire. Bravissimo, Baudelaire. Stavo arrivando Charles Baudelaire.
Allora, poi c'era Edmond Rostand e Sarah Bernard con L'Aiglon. Questo è molto importante, ricordiamoci che Edmond Rostand scrisse quell'opera eccezionale che era Cyrano de Bergerac, mentre L'Aiglon, il famoso dramma teatrale recitato da Sarah Bernard. Che poi Cyrano de Bergerac riprendeva un po' una figura mitologica, diciamo, letteraria, no? Cyrano de Bergerac è veramente esistito. Sì, lo so. Come poeta del Seicento. Sì, sì, esatto. È quello che dicevo. Tutta soperchieria, tutta vergogna, questi sono i cadetti di Guasconia, di Carbonello, di Castelgeloso, che sogliono fare becco ogni geloso. Allora, L'Aiglon chi era? L'Aiglon era il figlio di Napoleone che fu fatto morire in Austria, di Tisi. Ah, sì, sì, adesso mi viene, sì. L'Aquilotto, L'Aiglon, L'Aquilotto, il figlio di Napoleone. Terzo. No, il figlio di Napoleone primo. L'Aiglon, oh, ma che scherzo. Oh. Ma non era Luigi? Quando Napoleone fu relegato a Sant'Elena, la di lui moglie, chi era la di lui moglie? Era Beauharnais. Ma che Beauharnais? Aveva divorziato per sposarsi con... Ah, con Paolina? Ma che Paolina? Paolina era la moglie. Paolina era la sorella, scusa, il cazzo. Sì, 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 è vero. Aveva sposato la figlia dell'imperatore d'Austria. Ah, è vero. Come cazzarola si chiamava? Vabbè, non me ne frega niente. Morto, relegato Napoleone all'isola d'Elena, Sant'Elena, la figlia dell'imperatore tornò alla gravida, corte. Gravida? No, era già nato l'Aiglon. Ah, ok. Fu nominato re di Roma. Ma non sai. Ah, il re di Roma, giusto. Fu nominato re di Roma e la madre di Napoleone. Che era sempre stato malaticcio. E la madre di Napoleone visse e morì a Roma. Sì. Nel palazzo prospiciente al. Dove? Vicariato? No. Cazzo ne so. Non mi viene bene. Passiamo davanti. E non lo me lo ricordo. Passare davanti anche io. Non lo so, questo non me lo ricordo, non lo so. Allora, esattamente di fronte al palazzo del Senato. No. Di Luigi. Di fronte al Palazzo Venezia. Ah, questo non lo sapevo. Quello dalla parte di là della piazza? D'angolo con Via del Corso. Quel palazzo che è d'angolo con Via del Corso, sì, sì. Era la casa della madre di Napoleone. Quel palazzo è bellissimo dentro, fuori non si vede proprio. Addirittura c'ha l'ingresso per le carrozze. E beh, c'ha l'ingresso per le... Ci siamo passati davanti anche noi. Però io ci sono entrato dentro tante volte. E lì c'avevo un cliente lì. C'era la sede del Goethe Instituto dove io studiai tedesco. Ah, ne abbiamo parlato di questa cosa. Ne abbiamo parlato, è vero, hai ragione. Quindi L'Aiglon all'epoca fece un grande successo, anche perché Edmond Rostand era un grande poeta, Romol eccessivamente romantico, del romanticismo stravolgentemente romantico. Esattamente, del decadentismo romantico, appunto come è Cyrano de Bergerac. È il tempo di Marcel Proust, vedi la gente che c'è là in quel momento. Eh beh, ma lì c'è la ricchezza, lì girava la ricchezza. Gli artisti vanno dove ci sono mecenati. Enneke, Capu, De Fleur, Caillavé, Anatole France. Beh, Jaurès, Anatole France è un po' particolare, oltre come, anche come tipo. Jaurès, del Maxime, del Moulin, del Galette. Gulbenkian è dappertutto e contrae con tutti amicizie delle quali si serve. Vedete, anche noi abbiamo questi scavezzacolli del cazzo, questi ex sessantottini che li vediamo in mezzo a tutte queste cose, eccetera, perché quando tu incominci a frequentare questi salotti il posto sicuro ce l'hai comunque. Amicizie delle quali si serve come di tanti gradini della grande scala che ascende impavido e senza scrupoli. Il suo cammino procede spedito a fianco del binomio De Terding, Marcus Samuel,
del quale è l'alter ego a Parigi, a Costantinopoli, a Teheran. Quindi lui si recava a Parigi, a Costantinopoli, a Teheran, e chiunque voleva avere a che fare con i rispettivi governi per una questione economica doveva rivolgersi a lui. A Costantinopoli, dal 1912 al 1914, egli, armeno di nascita, nasconde la sua vera origine ed entra in grande dimestichezza con uomini politici e ministri turchi. Egli, gli scopi della sua permanenza nella capitale ottomana sono avvolti dal più fitto mistero. Nessuno riesce ad afferrare quali siano il suo mandato e la sua meta, ma dopo qualche tempo Gulbenkian è in possesso di alcuni vecchi carteggi, i quali contengono, da parte di un gran visir defunto, promesse all'Inghilterra di sfruttamento dei giacimenti petroliferi. Vedete come funziona? L'Inghilterra si era fatta fare, capito, dal gran visir la promessa. Il visir, diciamo chi era? Era là un altro nome appiccicato in terra islamica, turco, sì, turcomanna, diciamo, per dire che era un grande funzionario dello Stato. Ministro. Il 19 marzo 1914 il fitto mistero che circonda l'attività dell'intraprendente armeno è svelato. La Banca Nazionale di Turchia, vedi il ruolo delle banche, la Banca Nazionale di Turchia, cede. Vado? Vai. La Banca Nazionale di Turchia cede all'Anglo-Persian il suo pacchetto di azioni della Turkish Petroleum. Così la Compagnia Turca del Petrolio, fondazione di origine germanica, diventa passa inglese per tre quarti nelle mani di Deterding. Vedete come funziona la vera politica, il resto... No, la vera economia, sì, politica, che poi è anche politica. Il resto è fuffa, cioè dell'Inghilterra. In compenso di questo segnalato servizio, l'Anglo-Persian e la Shell regalano a Gulbenkian il 5% delle azioni della Turkish Petroleum. Dopo il grande successo di Costantinopoli, non vi sarà combinazione della Shell e della Royal Dutch nella quale Gulbenkian non sia consultato o cointeressato. La sua personalità affaristica e finanziaria è prodigiosa. La sua fama mondiale, da Londra a Costantinopoli, da Bucarest a Teheran, dal Cairo al Venezuela. Kalust Sarkis Gulbenkian possiede palazzi principeschi, ha residenze in tutte le capitali d'Europa, ma la preferita è a Parigi, nel cuore dei Campi Elisi, Avenue de Jena. Jena sta per Iena, la grande vittoria di Napoleone, grande battaglia di Iena. Io chiuderei qui, però se c'è ancora del tempo, io andrei avanti per un altro paio di pagine. Quanto stiamo qui con la... Un'ora, però vai avanti, l'argomento va sviscerato. Certo. Attenzione. Da tutte queste cose, che cosa deriva la Prima Guerra Mondiale? È chiaro. La Germania non c'è stata. Germania non ci poteva stare. Ha detto, aspetta, rimettiamo tutti i birilli in gioco. Ricominciamo da capo. Però la Germania è stata cogliona, perché qui c'era Gulbenkian che agiva per conto dell'Anglo-Persia. Einhorn che agiva per conto del petrolio russo e per conto di Budieni. Cazzarola, ci vuoi mettere qualcuno di mezzo, stronzo dell'imperatore? Durante la grande guerra Gulbenkian diventa il consigliere. Guglielmo III era un po' megalomane, Ma era anche stronzo. Poi nel momento in cui è stato ridimensionato, siccome era un omino, capito? Da Esole non ha contato niente, zero, era proprio una personalità nulla. Quando si presentava con tutto, con l'aquila, sì, sull'elmetto. Con l'elmo, con la lancia. La cosa da non credere. Durante la Grande Guerra Gulbenkian diventa il consigliere aulico della Francia negli affari petroliferi. La sua scrivania s'adorna di una grande fotografia di Clemenceau con dedica. Egli accede al Quai d'Orsay come in casa propria, te credo.
non v'è ministro che non lo conosca. Beh, peccato. Anzi, erano tutti che andavano lì in processione, direttori di quotidiano che non ambisca la sua benevolenza, ma vorrei vedere i contrari. Come non v'è stella del firmamento muliebre cortigiano che non aspiri a varcare le segrete soglie del palazzo della Avenida de Jean. Nell'immediato dopoguerra, quando a Versailles e a Sèvres maturano i destini dell'Asia minore, Gulbenkian è all'apogeo, tutto è ai suoi piedi perché è ormai padrone di una ricchezza che si aggira intorno ai 50 miliardi di franchi dell'epoca. Dal povero armeno partito dalla lontana Erzerum è nato un